Sì, ringrazio naturalmente i consiglieri che hanno chiesto di avere l'occasione di discutere questo argomento e come mia abitudine anche questa volta in quest'Aula non mi sottraggo ad alcun confronto. Io, come tutti sanno, sono abituato a onorare le mie responsabilità, i miei doveri e le mie scelte. Credo sia utile partire dai fatti. Nelle settimane scorse sono stato invitato dal Presidente della Fondazione Filadelfia, Cesare Salvadori, e dal Presidente del Collegio dei Fondatori, Giancarlo Bonetto, a partecipare alla giornata indetta per il 4 maggio al Filadelfia. Giornata nel corso della quale avrebbe dovuto essere presentato il progetto predisposto dalla Fondazione e finanziato da Comune, Regione e Torino Calcio per la ricostruzione del Fila. Essendo consapevole di quanto forte sia la sensibilità granata per il Filadelfia, ho esplicitamente chiesto ai miei interlocutori se la mia presenza fosse utile. Mi fu richiesto che non solo era opportuna, ma sarebbe stata certamente apprezzata. Io certo non mi sottraggo quando una cosa mi viene rappresentata come giusta e utile per la mia città. Così è avvenuto. Al mio arrivo sono stato accolto con cordialità dai dirigenti granata e molti dei presenti hanno voluto esplicitamente manifestare la loro simpatia. Non pochi hanno voluto farsi fotografare con me. A questo clima civile ha fatto da contrappunto, fin dal mio arrivo, una ristretta minoranza che mi ha apostrofato con slogan e parole ostili, intemperanze a cui io non ho reagito, mettendo nel conto che si trattava di un gruppetto di esagitati. Dopo che il presidente Bonetto mi aveva rivolto dal palco il saluto e il ringraziamento per l'impegno della città a ricostruire il Fila, il conduttore della manifestazione, Marco Berri, mi ha invitato a porgere un saluto ai partecipanti. Cosa che ho fatto in modo pacato, ignorando le intemperanze del solito gruppo, e per sdrammatizzare in modo ironico, ho ricordato, sarò pure un gobbo, ma la mia amministrazione, lo Stadio Filadelfia, lo ha finanziato e lo ricostruirà. E quella battuta è stata salutata da un applauso. Ma quel gruppo ristretto, non pago di non ascoltarmi e di aver provato a impedirmi fisicamente di parlare, quando sono sceso dal palco si è fatto più incalzante e più minaccioso. Ai fischi e agli insulti si sono aggiunti il lancio di pietre, di lattine di birra, poi le ingiurie, le offese alla mia famiglia, a mia madre. Di fronte a quell'aggressione ho reagito contro chi voleva imporre a me e a tutti i torinesi che rappresento come sindaco di questa città il silenzio e l'umiliazione. Volendo respingere quella violenza e quella sordità pregiudiziale, quella minaccia fisica, che è tipica di chi, non avendo ragioni, ricorre alla brutalità della forza per imporsi, soprattutto quando quella forza è di tanti contro uno solo. Ho reagito alla violenza perché, con forza e convinzione, penso che dobbiamo fermare chi ritiene di potervi ricorrere impunemente, contro chi non ha le sue stesse idee, il colore della sua pelle, il suo credo religioso o la sua fede calcistica. Peraltro avevo negli occhi le immagini drammatiche dei fatti di Roma, di poche ore prima, la ferita di quegli incidenti e delle sue vittime, e dunque anche per questo ho reagito. Il post di un giornalista in quelle ore aveva questo titolo, «Il dito di Fassino e la luna dei selvaggi», richiamando quel detto cinese che dice che si perde di vista la luna guardando solo il dito che la indica. Certo, in un gesto di reazione umana e istintiva ci può essere un eccesso. E se qualcuno, non tra gli aggressori, ma tra i tifosi granata, si è sentito ferito, mi dispiace davvero e me ne rammarico sinceramente. Ma ripeto, ho reagito per porre un argine alla cieca prevaricazione dell'abuso muscolare. E sottolineo che calmatisi gli animi, non ho rinunciato ancora a tentare di parlare con alcuni degli ultrà che pure mi avevano aggredito. Per questo, quando poche ore dopo ho letto che un sito granata titolava
Fassino offende con il dito medio i tifosi del Toro, non mi sono riconosciuto in quella rappresentazione. Non avevo offeso i tifosi Granata, ma mi ero riballato a una prevaricazione, alle offese a me e alla mia famiglia, messe in opera, peraltro, da un gruppo ristretto di persone a cui non può essere consegnata la rappresentanza dei tifosi Granata. E in quelle stesse ore, al giornalista della Stampa, che mi chiedeva ragione dell'offesa arrecata ai tifosi del Torino, ho ribadito con forza che non avevo rivolto una qualsiasi offesa ai tifosi del Toro. Mi ha certo colpito dover constatare che, mentre ero impegnato a difendere la mia incolumità e la mia dignità di sindaco e di uomo, in quello stesso momento ci fosse qualche consigliere comunale che, invece di sedare gli animi e di contribuire a fermare l'aggressione fisica, stava usando il suo video telefonino unicamente per trarne qualche profitto politico o elettorale. Un po' come in quei reality estremi di certa televisione alla quale non importa più chi è la vittima o l'artefice di una violenza, ma la sua spettacolarizzazione e il profitto che se ne può ricavare. Voglio anche qui dire che nelle ore e nei giorni successivi sono stato destinatario di moltissime attestazioni di solidarietà, in primo luogo da molte persone di fede granata, che per primi hanno rifiutato e rifiutano quella violenza. Ribadisco che verso il Toro, la sua storia, i suoi tifosi, che vivono la loro fede con granata, con generosità e passione, ho il massimo rispetto e la massima considerazione, come dimostra l'impegno a ricostruire il Philadelphia, dando così soddisfazione ad un'aspirazione, a un'attesa che dura da decenni. E infine voglio ribadire che questa vicenda deve sollecitare ciascuno di noi a non accettare che la violenza, l'intimidazione e la prevaricazione mettano radici nella nostra società. Ne va della tenuta della convivenza di ciascuno di noi. Grazie.